Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con Un Lariotto al Giorno. Il giovedì è il giorno del Joshi, per cui abbiamo con noi l'ospite, che ormai non è ospite, dai, è di casa. Ciao Marco, benvenuto. Ciao Stefano. Dunque, questo giro non facciamo una rubrica sulle gaiji, ma andiamo direttamente negli Stati Uniti, andiamo a vedere un evento di incontro tra Stati Uniti e Giappone, in una delle fed, diciamo, locali, le mie preferite in assoluto, la Chikara. Bellissimo, bellissima introduzione, perché la Chikara è una di quelle cose che è rimasta nel cuore. Lo sappiamo molto molto bene noi che l'abbiamo seguita, quindi Marco, vai, sparaci questo lariatto. Allora, siamo nel 2016, siamo al periodo della Women's Revolution da tutte le parti, c'era la WWE che ci faceva due maroni così, perché anche loro hanno scoperto che esiste il wrestling femminile. Ed era anche il periodo in cui anche altre realtà provavano a cavalcare, diciamo, quest'onda del tutta in rosa, no? Perché anche il cinema stava puntando molto sui personaggi femminili, quindi tutti cercavano bene o male di cavalcare l'onda. Anche per esempio Lucha Underground, che aveva fatto campionessa Sexy Star. Insomma, c'era un po' questa riscoperta nel wrestling delle donne. E però la Chikara, ovviamente, che come visione era molto avanti rispetto alle altre, già l'anno prima aveva iniziato a puntare molto su questa cosa, infatti aveva fatto come campionessa, aveva dato la cintura massima, cioè il Grand Slam Champions, direttamente a una ragazza, quindi a Kimberly. Era molto avanti, peraltro aveva anche organizzato una serie di storyline in cui le donne erano protagoniste, che vedremo anche più avanti, perché coinvolgono molto il Giappone, in quanto il fondatore Mike Quackenbush aveva una venerazione soprattutto per Manami Toyota, ma anche per il Puro Rese, per il Joshi, quindi aveva cercato di coinvolgere, aveva proprio fatto degli eventi chiamati Joshi Mania, in cui aveva chiamato molte delle ragazze dal Giappone per fare questo crossover. Nel 2016 però era stato erano state protagoniste principalmente grazie a uno degli eventi principali della compagnia, cioè il King of Trios, il torneo a tre, quindi con squadre composte da tre persone, che annualmente veniva fatto e proposto. Quell'edizione in particolare aveva visto parecchie squadre a tema composte interamente da donne, o anche non solo, c'erano alcuni team assortiti, perché comunque andava molto l'intergender, infatti in Chikara già da prima non era raro vedere delle donne lottare contro gli uomini. Ad esempio c'è appunto la stessa Kimberly, che aveva un team con il mostro e il ranocchio, in cui lei faceva la principessa, fede al suo ruolo. Ma ce n'era anche un altro in cui c'era una lottatrice che oggi vediamo in All Elite, che era Ruby Soho, che all'epoca si chiamava Ivy Lovelace, che partecipava con altri due lottatori. Però c'erano anche dei team totalmente al femminile. Uno era ad esempio la rappresentanza della Shimmer, che aveva Candice LeRae, aveva Solo Darling e Crazy Mary Dobson, che ho più conosciuta dopo come Sarah Logan, vabbè, finché piuttosto dimenticabile in WWE, comunque aveva partecipato. E nel primo turno avevano lottato contro un team, a proposito di WWE, di ex Divas, anzi delle Divas tra le più famose, c'erano Mickie James, c'era Victoria e c'era anche Jazz, meno diva rispetto alle altre, però insomma un Highlander, visto che continua a lottare ancora adesso, insomma, signor personaggio e anche signora lottatrice. E questi due gruppi si erano affrontati insomma in una sorta di provocazione, perché infatti le tre ex WWE dicevano di essere le vere pioniere della Women's Revolution, che poi è diventata una barzelletta, visto che poi con gli anni quasi tutte hanno detto no, l'ho cominciata io, però poi tra un po' sono stato io, e insomma sì, un giorno mi sono svegliato. Vabbè. Ad ogni modo sono affrontate, le ex WWE hanno pure vinto l'incontro, quindi sono affermate come top heel quasi del torneo. Però non c'erano solo le americane, c'erano anche le nostre Joshine, finalmente c'erano due rappresentanti, una per le Sendai Girls, chiaramente perché Meiko Satomura era già ormai diventata da furba imprenditrice, ma anche da simbolo della sua era, visto che ormai Gaia era abbondantemente alle spalle e lei aveva ormai consolidato la sua promotion.
lei era venuta in Giappone, negli Stati Uniti, aveva guidato il suo gruppo assieme alle sue due allieve principali. Una era Dash Chisako, l'altra invece era Cassandra Miyagi, poi conosciuta come Andras Miyagi in Stardom, Michiko Miyagi, ha cambiato 70.000 volte nome, però insomma principalmente Cassandra Miyagi. Dall'altra parte invece l'altra promotion che si è rappresentata era quella della JWP, capitanata dalla sua presidentessa Command Bolshoi, e che si era portata dietro le altre due, i due nomi principali. Una era Hanako Nakamori, ace che era venuta dopo, diciamo, in linea di massima, Arisa Nakajima, e poi Manami Katsu, che era un altro nome di punta che però si era, diciamo, era venuta da un brutto infortunio, aveva recuperato proprio in tempo appositamente per andare a lottare negli Stati Uniti dopo che era stata fermata un brutto infortunio ai legamenti che quasi aveva interrotto la sua carriera. Questi due team non sono stati i protagonisti della rassegna perché sono arrivati fondamentalmente in finale, eliminando tutte le altre squadre. Quello della JWP ha rischiato molto che nelle semifinali, dopo aver eliminato il team dei principali antagonisti della Chikara di allora, che era Hollow Wicked e Jigsaw, tra l'altro, questi tre per rappresaglia avevano attaccato pesantemente proprio Manami Katsu, colpendola proprio al ginocchio, proprio quindi rendendola quasi impossibilitata a lottare. E quindi storyline fondamentalmente la GWP erano neanche in tre, ma erano in due contro tre, si erano trovati quasi in inferiorità numerica. Però alla fine, e infatti alla fine a vincere è stato proprio il team di Meiko Satomura, che si era presa chiaramente la gloria, però insomma dando il giusto risalto alle avversarie di turno. Però un bel torneo che consiglio di recuperare. L'anno dopo le Sendai Girls si sono ripresentate nuovamente per difendere, diciamo, la corona, e ce l'avevano quasi fatta perché sono arrivate in finale perdendo solo contro il team padrone di casa, che erano i British Strong Style, quindi con Tyler Bate, Pete Dunne e Trent Seven, che giocavano in casa perché erano tutto a Wolverhampton, dove insomma aveva sede la Fight Club Pro, che è la Fed proprio di Trent Seven, che aveva ospitato questo evento, ma anche altre cose con la stessa Satomura, che andremo a vedere più avanti. L'anno successivo ancora, quindi nel 2018, sarebbe stato il turno di un altro team totalmente Joshi, che era quello delle Tokyo Joshi Pro, che si sono presentate come le Freedom Fighter, non ricordo male, in cui rappresentate da Miyu Yamashita, Shoko Nakajima e Yuka Sakazaki. Quindi insomma, è diventata una sorta di tradizione che purtroppo con la chiusura della Chikara non vedremo più, però insomma, speriamo di vedere altre iniziative simili, insomma. Assolutamente sì. C'è chi diceva che una buona rappresentante per questo tipo di categoria poteva essere la AEW, ma ancora non si sono mossi bene nella categoria Trios, quindi non si sa se mai avranno intenzione di prendere in mano questa cosa, soprattutto nello stesso modo della Chikara, che ovviamente era, come detto, molto avanti. Si poteva permettere di fare cose che probabilmente le major non possono permettersi di fare, questo è purtroppo un dato di fatto. Ma è stato molto interessante anche ricordare questi momenti, è stato molto interessante come sempre parlare con Marco. Il suo blog è Calle Joshi, lo trovate in descrizione, così potete andare a vedere i suoi articoli, ci sono un sacco di cose interessanti, dalla storia del puro reso ai match più assurdi. Potete trovare le Lucha de Apuestas, praticamente, che fanno in Giappone, capelli contro capelli, calzini contro mutande, cioè qualsiasi cosa sia stata fatta lui cerca di portarvela. Quindi andate, perché è materiale preziosissimo. Grazie davvero di cuore Marco, grazie davvero di cuore a tutti. Ci siamo tutte le mattine alle 8 del lunedì al venerdì su YouTube e su Spotify, venite a trovarci, noi ci risentiamo alla prossima.